io se mi trovo dentro questa storia è contro la mia volontà, capito bene? Alla sua famiglia non sa niente. Io non ho detto niente alla mia famiglia per non dare preoccupazioni. Che bravo papà! Visto che ci intendiamo? Non fargli sapere niente, è la cosa migliore da fare. Per tutti. Dovremmo trovare qualcuno che ci dia una mano, non possiamo farlo restare qua, dai. No, noi dobbiamo portarlo a casa sua. Giulia, vedi tu. Dai, lo so che adesso ti senti un po' spaesata, ma poi ti passa, vedrai. Campacavallo. È un momentaccio, lo so, però insomma lo stiamo affrontando insieme. Vedrai che tra poco riavrai la tua cucina, le tue cose. Ci vorrebbe proprio un bel super enalotto. Senti, i momenti brutti passano, questo è poco, ma è sicuro. Forza, dai, 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 che manca questa lista, dai. Ti metti il mascarpone, 500 grammi, poi due pacchi di savoiardi. Vabbè, e... tirami su. Ma dai, ma Renato ne va pazzo del tiramisù, è un'idea stupenda! Ti volevo chiedere una cosa, dal momento che io devo lavorare di là, possiamo evitare i rumori di aspirapolveri e similari per oggi, sì? Questo, noi stiamo uscendo per andare a fare la spesa. Vita! A proposito di rumore. Qui. Ah, ragazzi, se uscite mi comprate un coso di silicone. Ah, così se Renato mi aiuta, lui Renato stai qua tu. Silicone lo abbiamo segnato. Oggi io non posso dare una mano a nessuno. Mi raccomando, non ti affaticare. No, chi si affatica? Uno Renato deve lavorare, io tutto a più posso dirigere, capito? No, io ho detto che tengo da lavorare, una parola che tu non hai mai conosciuta. Se no, peggio per te, quella la bolletta la paghi tu. E poi se lo vuoi sapere, pure io c'ho da fare, va bene? Andiamo. E poi siamo tornati alla panchina, l'abbiamo trovato già così purtroppo. Si tratta di arresto cardio circolatorio, io sono solo un curante. No, però credo che abbia dei parenti fuori Napoli. Non possiamo accompagnarlo. No, amore, purtroppo non è possibile. Luca mi ha detto che non mi lasciano venire con te, però io ti ho portato questo. Delle margherite, così non sarà solo. Fatto benissimo, amore. Davvero. Andiamo ora. Porca miseria, questo divano sta sempre in mezzo, sembra il muro di Berlino. E lo vogliamo buttare questo divano adesso? Poi Renato, tu stai qua. È certo che sto qua, dove devo stare? Gesù, io con chi parlavo in cucina allora? Ma andiamo. Renà! Io lo sposto il divano, ti dà fastidio? Fai quello che vuoi tu, basta che mi fai lavorare. Guarda un po', molto meglio. Che dici? Sì. Brava, bravo. Renà, io devo asciugare questa gondola, dove la metto? Qua sta piena di bamboline, oggetti, oggettini. Qui, guarda qua, posso togliere questo? Ho detto togli, fai quello che vuoi tu, basta. No, guarda, le fotografie di mia moglie, lascia perdere quella cosa perché mia moglie mi fa una testa così, vedi?
bene. Affè, ti avevo chiesto la cortesia, devo lavorare. Mi ci vuole pazienza, concentrazione. Ah, stai lavorando. Un'ultima cosa, allora non ti scoccio più, guarda. Stai lavorando al computer, Renato? E allora un'ultima cosa, quello il computer emana calore. Te la posso mettere qua sopra che si fa tutto più umano, guarda. Che cosa vuoi mettere là sopra? Ma poi qua, vedi, quello fa caldo. Ma che è sta cosa sul computer? Che è? Che cos'è? Si è rotta? Ma che cosa è rotta? Ma che me ne importa a me, guardate. Renato, vuoi dire il timoniere che ho fino a fatto? Che pazienza. C'era un timoniere... Ci vuole poco per farti scappare, eh? Cos'è, vergogna o paura? O tutte e due le cose insieme? Fai veramente schifo, Franco. Ma lascialo perdere, Sonia. Non mescolarti con queste schifezze. Tu sei una signora. Io posso capire tutto, anche la voglia di vendicarsi. Ma francamente non credevo che saresti caduto così in basso. È solo un delinquente da 4 soldi. Un pesce piccolo. Senti chi parla. Alberto Palladini, lo specialista dei giochi sporchi. Vedo che ti sei scelto anche una compagna adeguata. Aspetta, non confondiamo. Io sono un imprenditore. Tu invece sei uno sciacallo. La verità sai qual è? Ti brucia, perché ti è andata malissimo. L'avevo avvisato, Alberto. La fortuna gira, per tutti. Adesso gira la mia. E adesso passiamo a un altro lotto. Puoi abbassare un poco, per favore? Della regia me l'inquadra, per favore, già non ci vedo. Ecco qua, grazie. Ah, di che, spiega, ecco, allora, vieni qui. Ecco, vedete, signori? Ma che cosa c'è adesso? Dai, per favore. Presto, vieni qua e spiegami che stanno facendo. Mi interessa moltissimo. Avanti. Ma se tu non ci vedi, che la guardi a fare? Accendi la radio e così uno... Che stanno facendo? Dove? Ma che canale le vendi? Perché ti interessa? Dimmi, mi interessa. Questo è un metro multiuso che fanno in Svizzera, lo seguo da anni. Lo sto cercando. Dimmi, com'è fatto? Tieni, è una specie d'orologio. Una specie d'orologio. Devi dirmi com'è fatto. Precisamente, ho detto una specie d'orologio, un cinturino, una cosa così, più grande dell'orologio. Deve essere preciso. E che non sarà una volta e mezzo? No, non lo so, tiene dei faretti pure sopra che non si capisce che cosa. I braccetti ce l'hai, i braccetti. E poi c'è una calamite dove si attaccano, mi dite... No, se la calamite io veramente non la vedo. Però ci deve stare messo un braccetto. No, ma ho cambiato proprio articolo e non se ne parla più. Cacci, dimmi che articolo è. Che articolo è? È un mischiacarte elettronico. Dimmi bene, che ci interessa a noi di un mischiacarte elettronico? Scherzi, sono cose bellissime. Questa è una specie di scatola, poi si mette una carta di qua, una carta di là, e quella automaticamente fa... Gesù, e compriamoci. Che ce ne facciamo? Ti va di bere qualcosa di caldo? Non so, magari ti faccio una cioccolata calda con i biscotti, eh? I biscotti sono finiti, adesso dove lo portano Giovanni? Non lo so, credo che ci penseranno i suoi parenti. Vabbè, che facciamo? Diamo un'occhiata ai compiti per domani? Se voglio andarlo a trovare, devo sapere dove sta. Vabbè, adesso però cerca di distrarti. Io direi, magari possiamo chiamare Carlotta, la tua amica, la facciamo venire qua, giocate un po' insieme, ti va? Giovanni è un mio amico e io gli voglio pensare solo a lui, perché io gli voglio bene. Anch'io gliene volevo. Però tu già te lo sei dimenticato. No, Alice, questo non è possibile. Perché vedi, quando vuoi veramente bene ad una persona, insomma, i ricordi non si possono cancellare. Io ti sto semplicemente proponendo così di non pensarci, almeno per un pochino. Scusa, Raffaele, sono numeri questi. Sono numeri, ma tanto tu non vedi, che vedi a fare? Sono numeri, soldi praticamente. Certo, sono soldi, io lavoro con i soldi. Poi che fai, poi porti tutti in euro? Sì, no, questo lo fa il programma, se glielo chiedi automaticamente. Scusa, Raffaele... Cioè, ma tu riesci proprio a chiedere, capisci tutto tu? Certo, che... Senti, chi è bravissimo, è mio figlio Diego, sta amico suo Teo. Guarda, sì. Fanno cose dell'altro mondo. Sì. E là! Che? Sto sempre qua io, Che gridi a fare? Quanti bit c'hai tu? Ma quali bit? Che è un complesso musicale? Vabbè, pazienza, Raffaele, va? E dimmi, i bit sono la forza e l'energia del sì, la memoria, è molto estesa la memoria. Vabbè, ho capito, devi lavorare, eh? Meno male l'hai capito, no? Già se non ti vedo più lontano, capito? Che, sto qua. Ti faccio un caffè. Sì, vai a fare un caffè, va. Porca miseria! Raffaele! E vabbè, Raffaele, si è tolta la corrente. Ma quale corrente? Quello è saltato tutto il programma! Ho perso il lavoro! Cioè sei disoccupato, Renato? Donna mia santissima! Vabbè, sei rotto, Renato! Ah, Raffaele, ti posso dire, io mi sono rotto, hai capito? Ah. Vuoi vedere una cosa? Certo. Bello.
E che cos'è questo? Il nome scientifico non me lo ricordo. Comunque tutti lo chiamano Cupidone. Però stai imparando un sacco di cose a scuola. Queste cose me le ha dette Giovanni. Lui mi ha insegnato a conservare i fiori, così non muoiono mai. Però ormai sono secchi. Però hai visto che bei colori che hanno? Giovanni ha detto che le margherite sono i fiori più belli del mondo, più belli delle rose. E c'aveva proprio ragione. Ah, belli Sperenis, ecco come si chiamavano. Domenica mi accompagna a raccogliere altri fiori? Certo, vada, ti accompagno, ne raccoglieremo tantissimi. Poi li conserviamo così, come ti ha insegnato Giovanni. Non ti senti bene, papà? Ma che è successo? Ho visto zio Raffaele andare in camera sua con una faccia muscia muscia. Angela, io non riesco più a fare niente in questa casa. Niente. Avete litigato un'altra volta, vero? Ma quello non tiene niente da fare, dalla mattina fino alla sera. Non fa altro che chiamare Renato, Renato, Renato. Mi ha fatto perdere un intero file del computer, capisci? Ore di lavoro buttate via. Non ti agitare così. Non ti agitare, no, qua bisogna trovare una soluzione prima possibile. Non possiamo andare avanti così, bisogna trovare la maniera per dirglielo. Ma che credi, che non l'abbiano già capito? Dai, è solo, è malato, si sente a disagio. Povero zio Raffaele. Povero zio Raffaele. Intanto io devo recuperare tutta la notte a lavorare. Se vuoi ti do una mano io. Ma no, Angela, tu devi dormire, hai bisogno di sonno. Beh, papà, tu sei generoso. Poi dobbiamo farlo anche per la mamma, lo sai che per lei non è stato facile fare pace con zia Rita. Sì, lo so, figurati se io non... Allora, cerca di fare uno sforzo per far sentire a zio Raffaele a suo agio. Per piacere. Ehi, l'ora del tè è passata da un bel pezzo, mi pare. Sì, certo, hai ragione. Avrei bisogno di qualcosa di forte, ma non so nemmeno come faccio a trattenere. Ciao, Luca. Ciao, Rita. Io direi che è meglio che vado a mettere la bottiglia in fresco. Ti raggiungo subito. Giovanni è morto oggi, la dicera lì. Dio, come sta lei? No, lei... lei ha reagito bene, sono io che non funziono. Stai facendo molto per questa bambina. Guarda, sono stato un idiota. Davvero un idiota presuntuoso, capito? Ho cercato di far tanto per allontanarla dall'idea della morte, invece... Non era proprio quello di cui lei aveva bisogno? Giuliano ci ha dato una lezione di vita. Io cerco sempre di scappare dai miei ricordi, invece... Lei lì, bella, tranquilla, serena, che parlava di Giovanni come se non fosse mai morto. Tu hai subito una perdita terribile. E ci vuole molto tempo per superarla, Luca, molto tempo. Lo so, io mi sono, vedi, lasciato soffocare dai ricordi. E niente, non mi sono nemmeno reso conto che la vita mi sta scorrendo davanti, insomma, nemmeno me ne accorgo. Papà, lo vuoi un aperitivo? No, senti, io l'unica cosa che voglio è che tua madre e tua zia preparano questa benedetta cena. Tu, zio, non ti senti bene? No, non ti preoccupare, zio, non ti preoccupare, tutto bene. Va bene, io vado a finire di studiare. Che fai là in piedi? Siediti, lascia la sedia, vedi? Senti, Renà, qua abbiamo sbagliato tutto, eh. Non possiamo stare qua a mangiare nei vostri piatti e bere nei vostri bicchieri, ma... Senti, Raffaele, una cosa, per cortesia, non diciamo stupidaggini. No, Renà, è la verità. Andiamo, abbiamo fatto qua un'invasione, siamo due famiglie, la casa è quella che è, ma come si fa? Sembra lo sbarco dei profughi qua. Piuttosto sono io che ti chiedo scusa, e delle volte, non lo so, mi comporto proprio come un imbecille, non so da dove mi viene. Che poi a me, lo vedi quel computer là? Un computer? A me mi sta pure antipatico quel computer. Vabbè, ma mica mi importa del computer. Quella mia moglie, a me me lo dice pure sempre, quel filo in mezzo alla stanza è pericoloso, ci si inciampa, si cade, è niente. Sai che ho pensato? Che io o mi faccio un computer senza i fili, oppure sotto traccia. Comunque non è che mi importa molto, di questo computer. Ma dimmi la verità, ti sei fatto male prima? No. Peccato. Ecco qua, biscotti e un po' di zucchero. Grazie. Insomma, poi vedi, ha raccolto quei fiori con Giovanni. Insomma, li conservo con così tanta gioia.
So, riesce persino a sentirne il profumo. Perché per Alice la morte è così. È una stagione che viene dopo un'altra stagione. Sì, ma perché non posso sentire così anch'io? Guarda, vedi, lo faccio soltanto così. I bambini reagiscono in modo diverso da noi. Perché non lo so. Ma riescono ad affrontare delle cose terribili. Chi lo sarà, forse perché accettano la sofferenza come una cosa della vita, naturale, in maniera semplice. Invece noi siamo sempre presuntuosi. Crediamo di essere più forti del nostro dolore. Ora, se penso a tutto il tempo che ho perso a piangermi addosso, quella bambina veramente mi sta insegnando un sacco di cose. Non far passare questo momento, Luca. Chissà, forse adesso le cose possono veramente cambiare. Che ci fai tu qui? Allora, non mi dici niente? Sono molto nervoso, Alessandro. Ce n'hai anche tu, no? Vuole sapere cosa è successo quando siete andati via? Mi hanno proposto un lavoro al cantiere. Perfetto. Adesso Franco Boschi è un infiltrato dei paladini nella camorra. Quando mi ha detto che Alberto voleva bruciare il cantiere, pensavo fosse proprio finita. Sì, un piano veramente geniale. Perché? C'è qualche problema? No. Adesso sono un uomo della camorra. Il piano è riuscito. Vediamo come va a finire. I biscotti? Sì, certo. Ho presi al bar di Silvia. Senti, che facciamo? Andiamo a letto? Poi magari se ti viene voglia, Scusa un attimo, vabbè, intanto comincia ad andare a metterti il pigiamino. Io ti raggiungo in un attimo, Chiedo scusa per il disturbo. Lei è il dottor De Santis? Sì, sono io. Ci siamo sentiti per telefono, dottore. Io sono Gianni Cestaro, il nipote di Giovanni Pezzella. Ah, certo, prego, si accomodi. Grazie, prego. Permesso. Sono mortificato per l'orario, ma mi sono perduto. Napoli è bella, ma così grande. Certo, ma non si preoccupi, non è poi così tardi. Tu devi essere Alice. Zio Giovanni parlava sempre di lei, era entusiasta di questa bambina. Ma, scusa un po', ma che ci fai ancora qui? E poi con una scarpa sì e una no. Io vi devo ringraziare molto. Ma di che? Anzi, siamo noi che dobbiamo ringraziare. Zio Giovanni non aveva più nessuno a Napoli. In città lo so, è così. Tanta gente e nessuno ti guarda in faccia. Se non c'eravate voi, moriva solo come un cane. Questa stava nella tasca di zio Giovanni. Me l'hanno data in ospedale. È proprio per te, signorina. È urgentissima. Cazzo, ma ti sembra facile reggere questo gioco, Alessandro? No, lo so, ma nessuno deve sapere niente. Meno gente sa, meno rischi corriamo tutti. Ho dovuto recitare la parte del camorrista con Alberto e Sonia. Lì mi sono quasi divertito un po'. Poi mi è toccato farlo anche con Renato Poggi. E lì mi sono divertito meno. Anche Angela, sì, anche lei verrà a sapere che sono un camorrista. È il tipo di notizia che si aspettava. Quando tutto questo sarà finito, la gente saprà la verità. Anche Angela. E per lei sarai un eroe. Fregare Morraca. Io ti devo fornire le prove per incastrarli. Cazzo, ma perché mi caccio sempre nei guai? Senti, anch'io sto rischiando. Ormai siamo in ballo, non c'è più spazio per la vita privata. Siamo io e te contro il Morraca. Lasciala a me. Lascia a me, sto facendo io. Ragazzi, avete fatto voi qua. Sì, muovetevi, sì, su. Ce l'hai messo tu il sale? Sì, che ce l'ho messo io. Vuoi calare o no? Dai, fate presto che questa scoppia. Non lo fa scoppiare. Piano piano, non fare questo botto, no? Preparate i bicchieri. No, non ci vede, non posso vedere. Renata, aiutalo, perché questo adesso è Renata, io non ti posso vedere. Che pazienza che ci vuole con te. Ah, mo faccio io, mo. Allora, uno, due e tre. Un attimo. Poi, ciao! Ciao! Bene, c'è una cosa per te. Ui, Alice, chi c'è per me? È da Giovanni, me l'aveva promesso. E che promesse da fatto? Giovanni Pezzella è morto oggi pomeriggio. E aveva promesso ad Alice che ti avrebbe regalato le sue corna. Insomma, Raffaella,
abbiamo il donatore. E per quando sarebbe? Le prossime 24 ore, non c'è tempo da perdere.